Game Fair 2015, 25esima edizione, il Game Fair che torna in Toscana e lo fa tornando in un posto che è mitico per la caccia in senso lato. Da sempre la cultura venatoria, la grande cultura venatoria è stata incentrata sulla Maremma, la capitale della Maremma è Capalbio oppure Grosseto, sono due e se lo contendono, ma il Game Fair quest'anno è a Grosseto. Abbiamo la fortuna di avere con noi in queste prime ore di apertura della 25esima edizione Vivarelli Colonna, presidente dell'SPA Fiere di Grosseto. Buongiorno. C'ha un difetto grosso come una casa, non è un cacciatore, ma questo non è un male perché il Game Fair non è soltanto caccia. Ma io non è che non sono cacciatore, io ho un'azienda faunistico-venatoria, non pratico attivamente la caccia, ma partecipo ovviamente a tutte quelle occasioni conviviali che le cacciate offrono e quindi sono da bambino sempre stato un assiduo frequentatore di questi eventi. Comunque colgo l'opportunità per dire che non è soltanto per chi ama la caccia il Game Fair, è un open air, un country open air evento dove quindi si possono vedere e visitare tantissime tipologie di eventi, ne abbiamo oltre 300 in due giorni, abbiamo un 60% in più di eventi rispetto al classico Game Fair, un 10% in più di espositori, abbiamo quindi rassegne ippiche, rassegne cinofile, gare di levrieri, abbiamo quindi anche aree e spettacoli per i bambini allestite appositamente perché le famiglie si possano divertire e possono avere tre giorni di grande entusiasmo, quindi non è solo per cacciatori, è molto per cacciatori, ma soprattutto è per tutti, quindi un'occasione per visitare la Maremma, le sue bellezze, la sua meravigliosa attrattività dal punto di vista paesaggistico e io credo che sia una location ideale e perfetta per assorbire questo evento che è di fama internazionale, quindi io come presidente di Grosseto Fiere non posso che essere entusiasta veramente e di non vedere l'ora che questo evento si sviluppi. Già dalle prime ore del mattino possiamo immediatamente verificare, vista la coda lunghissima che arriva fin quasi Grosseto, che evidentemente questo evento e la location è stata azzeccata. Sì, il grande popolo, diciamo così, della campagna e per quanto è stato maltrattato dai media, soprattutto quello legato alla caccia, alla pesca, all'attività più hard fatta nei confronti della natura, è ancora forte ed è veramente coeso. E qui parliamo di un'altra coesione, Vivarelli Colonna, che per me è molto importante. Questo è fatto in partnership con la Fiera SPA di Vicenza, quindi abbiamo fatto questo trade union, mentre qui si parla di divisioni e di separazioni, voi siete stati capaci di fare una unione di forze, se non mi sbaglio. Siamo in un mondo globalizzato che guarda all'internazionalizzazione, che guarda quindi alle relationships, alle trade unions e alle partnerships contrattuali e gli sviluppi delle stesse e quindi noi abbiamo colto questa opportunità, con il presidente Marzotto abbiamo avuto un'immediata coesione di intenti e di interessi, abbiamo verificato che immediatamente sarebbe stato possibile lavorare insieme a sviluppare le nostre progettualità, credo che ci sia stato a livello organizzativo tutto appunto di quanto umano potesse essere fatto al massimo possibile, quindi una collaborazione che secondo me si proietta nel futuro, il mio auspicio è che questa sinergia si consolidi e che possa offrire veramente una grande occasione di sviluppo a un evento come questo che è meraviglioso. Quindi caccia, natura, agricoltura, impresa, solo uniti si vince. Potremmo utilizzarlo come slogan? È esattamente così. Ognuno deve riuscire a mettere la propria tipicità, la propria particolarità, la propria peculiarità a servizio di altri. Con Fiera di Vicenza abbiamo trovato questa partnership. E poi amare l'ambiente, amare gli animali lo si può fare e non è un paradosso e su questo invito tutti a riflettere, anche essendo cacciatori, anche amando la caccia e quindi anche andando a frequentare questi luoghi meravigliosi che la nostra Maremma offre. Grazie carissimo e ci rivediamo con altri servizi, all for shooters, all for hunters, al servizio della caccia della natura per davvero.